Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a fare il pre-partita di Cittadella Cosenza. Si è partita veramente difficile, soprattutto viste le assenze, tutte praticamente arrivate nelle ultime ore. Infatti mancheranno tutti sugli esterni, ci sarà solamente Di Ruolo, Corsi che ritorna dalla squalifica, tutti gli altri sono fuori, Vera affaticato, Bittante, Greco sono fuori, Gerbo squalificato, mancheranno anche Cone a centrocampo, mancheranno anche gli Ozzi perché si è affaticato anche lui. Comunque, dopo che è uscito malconcio dalla partita con la Spal, ragazzi, veramente tantissime assenze. Se non mi sbaglio, anche Petrucci comunque dovrebbe mancare. Quindi, ragazzi, veramente siamo messi malissimo. Ed è questa la partita che ci deve dimostrare come il Cosenza sia una squadra. Come il Cosenza deve dimostrare proprio questo: che è una squadra, lottare fino all'ultimo momento di ogni partita per portare a casa punti fondamentali. Che anche domani è fondamentale portare via. Siamo in trasferta con il Cittadella, una partita difficilissima, una squadra che lotta comunque per le prime due posizioni in classifica, come poi ogni anno. Venturato ormai lo conosciamo, come sempre dico, il Cittadella è un po' l'Atalanta della Serie B, dove non riesce poi mai a fare quel salto di qualità definitivo, che poi effettivamente anche l'Atalanta non è che stia facendo, nel senso che comunque non riesce a lottare per lo scudetto in Serie A, per dire. Il Cittadella idem, non riesce comunque mai ad arrivare tra le prime due, sempre ci si avvicina ma manca sempre qualcosa. Comunque, tutto sommato, ragazzi, è una partita complicatissima, veramente difficile, con una squadra molto più forte, che lotta, ripeto, per altri obiettivi, però il Cosenza deve comunque continuare a dare continuità ai risultati e continuare a portare via punti fondamentali per un discorso salvezza, ragazzi, che comunque ci tiene impegnati in maniera veramente importante, visto che sono tutte lì. E ripeto, sicuramente anche con tantissime assenze, questo è vero, i punti vanno comunque portati a casa, ragazzi, perché è veramente, veramente fondamentale. Comunque, andiamo un po' a vedere quindi le probabili formazioni di questa partita. 4-3-1-2 del Cittadella con Castrati in porta, Cassandro, Perticone, Camigliano e Benedetti in difesa, Proia, Pavanne, Branca, centrocampo, trequartista, Baldini, dietro Gunseie e Tavernelli. Per quanto riguarda invece il Cosenza, ripeto, anche con le tante assenze di 3-4-1-2, con Falcone in porta, Ingrosso, Ida, Legittimo, Corsi, Petrucci, Ciaudone, Vera, che come diciamo un po' affaticato, Tremolato e Trotta Carretta. Queste potrebbero essere le proprie formazioni, però sicuramente, ragazzi, la panchina è abbastanza un po' così perché ci sono poche scelte, giocatori che magari hanno giocato poco nell'ultimo periodo, quindi non al top della condizione, quindi sarà molto complicato. Già di per sé la partita era difficile, poi si mettono anche le assenze, però forse anche meglio che così il Cosenza può e deve dimostrare che è ancora più squadra, oltre le assenze, le squalifiche e tutto il resto, e quindi deve portare a casa punti che, si ripeto, fondamentali in questo momento per la salvezza, perché sarà veramente complicato e bisognerà lottare fino all'ultimo, veramente con l'unghie e con i denti. A questo punto io mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!